Il Nagra HD è un convertitore molto molto costoso. Con gli oltre 20.000 euro di listino siamo veramente oltre l'esoterismo. Nagra, del resto, vuole rivoluzionare il concetto stesso di convertitore e sappiamo che per politica interna l'azienda immette sul mercato un suo nuovo prodotto solo quando è sicura che questo sposti in avanti il suo settore di riferimento. In caso contrario, l'apparecchio non viene messo in vendita. Molti appassionati si lamentano che col digitale si perde in qualche modo la naturalezza del suono. Nagra, con l'HD DAC, vuole far dimenticare questo paradigma, liberando i segnali digitali da qualsiasi tipo di artificio. Per arrivare all'obiettivo, i tecnici Nagra hanno lavorato a fianco di Andreas Koch, uno dei pionieri del DSD, che qui ha lavorato una decodifica a 72 bit e 5,6 MHz. Lo stadio pilota è costruito attorno a componenti di altissima velocità. Per l'alimentazione sono necessari due alimentatori esterni, uno per la sezione analogica e uno per la sezione digitale, oppure un alimentatore multiplo MPS.